Ciao leggine, eccoci al metodo per il solstizio d'estate. L'Ida si avvicina e noi l'andiamo a celebrare nel migliore dei modi, con un metodo molto semplice che ci può aiutare a armonizzarci con questo periodo. Ti invito a rifare questo metodo sul gruppo Facebook della Tarot Academy, che è la nostra scuola di tarocchi, e quindi puoi esercitarti e confrontarti nella community. Sotto nell'info box trovi il link alla Tarot Academy. Mi raccomando, segui il regolamento perché sennò le moderatrici non possono approvare la tua stesa. Andiamo subito ad iniziare. Innanzitutto, se non sei iscritto al canale YouTube delle Leggi della Magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà, regalaci un like. Due mazzi, un mazzo di tarocchi a tua scelta, qualunque mazzo tu abbia, e poi, se ce l'hai, il mio oracolo dei decreti quotidiani per il decreto di Lita. Iniziamo subito. È una stesa molto semplice, a quattro carte, in cui andremo a vedere come far brillare la tua luce. Dentro ciascuno di noi c'è una luce che molto spesso i dolori, le sofferenze offuscano, oscurano. Però il solstizio d'estate è il momento dell'apice del sole, quindi ci andiamo a prendere questo nostro sole interiore. Allora, prima carta, in basso a sinistra, tu sei qui. Questa sei tu in questo momento. Seconda carta, leggermente più su, facciamo una piccola scaletta. È la sfida che stai affrontando in questo momento. Si sa, la vita è fatta di sfide. Andiamo a vedere che sfida stai affrontando in questo momento. Carta numero 3, il tuo sole, ok? La tua trasformazione, la tua luce. E carta numero 4, la benedizione del solstizio, che ne abbiamo sempre bisogno. E poi ci andiamo a prendere un bel decreto, che sarà questo qui. E ce lo mettiamo qui, non ve lo faccio vedere. Allora, iniziamo subito la nostra lettura. Facciamo che stiamo facendo una lettura per la signorina P. La signorina P è qui. La signorina P vive un momento perfetto perché esce il sole, e il sole abbiamo visto che è il simbolo di questo solstizio, quindi sta vivendo un ottimo momento, un momento di luce. Magari sta ritrovando la sua luce, è in fase di risveglio, si sta rendendo conto di avere un valore, di non essere, non lo so, come dire, senza poteri, senza valore, di essere un po' speciale. Sta iniziando a sperimentare. Stare nel sole è veramente di buon auspicio. Quindi brava signorina P. La sfida che vive. Ecco, la torre è una bella sfida. C'è tanto potere, c'è tanta sfida. Quindi la signorina P deve, come dire, far brillare anche all'esterno, mandare proprio in risonanza questo enorme potere. Forse la signorina P vive sprazzi di potere, ma poi torna nella comfort zone. Perché? Perché magari non è abituata a brillare, quindi un pochino brilla e un pochino dice: oh mio Dio, brillare non è la cosa giusta. Magari poi pensano di me che sono arrogante, magari poi pensano che sono egocentrica, insomma, il giudizio o robe del genere. La torre è sfidante perché può far crollare tutto, ok? Quindi questo meraviglioso sole del solstizio lo può far crollare, questa sua voglia di leadership, questa sua voglia di rivalsa, la torre lo può far crollare. Quindi una sfida veramente tosta, ma se la supera, consolida questo suo potere. Quindi tanto potere, tanta sfida, parafrasando Spider-Man. Carta numero 3, il tuo sole, signorina P, la giustizia. Fantastico, perché hai bisogno proprio di equilibrio.
Hai bisogno di equilibrio tra questi up e down. Probabilmente hai dei momenti di pura gioia, dei momenti di felicità, dei momenti di luce e poi hai dei momenti invece molto più scuri, molto più di insicurezza. Magari hai fatto un lavoro ma non hai finito di consolidarlo. Ci sta perché nei periodi dei mesi invernali noi facciamo il viaggio dentro di noi e quindi stiamo più con noi stessi, è un momento più introspettivo, affrontiamo le nostre paure, più solitudine, poi questi periodi che non si è potuto uscire, eccetera, ancora di più la solitudine è stata per moltissimi un problema e tutti ci siamo dovuti confrontare con determinate problematiche, no? Di precarietà, di crisi globale, di pandemia mondiale, cioè queste, no? Quindi questa torre ci sta tutta. Serve, il tuo sole è riuscire a trovare il tuo equilibrio. Trovando l'equilibrio tra i momenti di luce e i momenti di buio, di oscurità, vai a permettere al tuo sole di non essere solo ogni tanto fuori da una nuvola, ma di, come dire, brillare tiepido costantemente. Quindi la torre si fa un po' da parte, è un inizio. Quindi, qual è la benedizione del solstizio per te, mia cara signorina P? L'appeso. È ora di iniziare, questa carta è molto bella, a fare una piccola acrobazia. È ora di iniziare a cambiare la prospettiva. Questa prospettiva è molto netta, quindi magari stendi a o è bianco o è nero. Tendi a poche sfumature, tendi a, come dire, ad essere un po' falciatrice o è giusto o è sbagliato. Invece devi iniziare a 50 sfumature di solstizio, devi iniziare a vedere la vita con delle tonalità. Con delle tonalità più sfumate. Questo è molto importante perché è proprio una benedizione che si accosta bene con la giustizia, con questo equilibrio che porta alla giustizia. Quindi diciamo che il solstizio non è un equinozio, quindi non è il momento di equinox, di luce, eccetera, ma è un momento di picco, ok? E tu questo picco del solstizio ce l'hai, ma allo stesso tempo rischi di avere anche dei picchi completamente opposti a questa luce. Quindi devi equilibrarli per permetterti di trovare le giuste sfumature per te. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi può trovare la sua sfumatura. Decreto per il solstizio, un solstizio ricco, legge dell'abbondanza. Il solstizio d'estate è un momento di ricchezza, è un momento gli antichi raccoglievano il grano, raccoglievano la frutta, quindi era un momento molto ricco. Quindi apriti all'infinita abbondanza, da oggi sei ricca. Quando il tuo primo chakra è in equilibrio, l'abbondanza fluisce copiosa nella tua vita. Apri le braccia per ricevere. È sicuro per te essere ricca, prospera e abbondante. Smetti di avere paura e inizi a sentire di meritare tutte le cose meravigliose che oggi l'universo ha in serbo per te. Tu sei abbondanza. Felice solstizio, tanta luce, felice vita.